Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video. Per chi vede il mio canale per la prima volta, benvenuti. E oggi volevo farvi vedere un libricino abbastanza particolare che avevo preso al mercatino dell'usato e mi aveva attirato per il titolo. È questo libricino qua che si chiama I soldatini di carta ed è praticamente una raccolta di disegni che hanno fatto i bambini di un campo profughi durante la guerra in Kosovo. Questa raccolta di disegni è del 1999 e io avevo 4 anni e non mi ricordo bene la guerra in Kosovo perché ero molto piccola, però chi era già più grande di me a quell'epoca forse si ricorderà una situazione molto simile a quella che stiamo vivendo adesso. E questi sono i disegni dei bambini. Il primo disegno che mi salta all'occhio è praticamente questa tenda del campo italiano che è disegnata però senza elementi di vita. In tantissimi disegni si vedono gli aerei NATO con la scritta proprio NATO e questi bambini hanno disegnato la guerra proprio com'era, hanno disegnato la polizia, i soldati, le case in fiamme, qua hanno disegnato i carri armati e la cosa che è interessante da questi disegni è che sono tutti in bianco e nero, non c'è neanche un colore. L'unico colore che c'è è il rosso e il rosso è il colore del sangue oppure delle cose distrutte. Tipo qui hanno disegnato i civili morti, le persone morte, disegnano la NATO che bombarda un carro armato serbo, non ho capito. Questo bambino o questa bambina ha rappresentato la scena di un conflitto e ci fa capire la linea temporale dalle frecce, perché c'è la NATO che bombarda, le frecce sono le bombe, il carro armato serbo, e il carro armato stava per bombardare la casa e poi ci sono dei morti. Alcuni bambini disegnano le cose che vengono distrutte o le persone che vengono uccise con la X, oppure fanno degli scarabocchi, ma il colore di qualcosa che viene distrutto e il colore della morte loro è il rosso, viene utilizzato il rosso. Sembra la casa sembra personificata quasi, perché la porta sembra la bocca e le finestre sembrano gli occhi e il tetto sembrano dei capelli in fiamme. In alcuni casi molti bambini disegnano le persone senza mani, senza braccia, oppure con le braccia e le mani piccolissime, forse per rappresentare un certo senso di impotenza, del non poter reagire. Sì, praticamente questi erano i disegni dei bambini. E mi hanno fatto abbastanza impressione, devo dire. E io li avevo già sfogliati qualche tempo fa quando ho preso questo quadernino e ho voluto rivederli assieme a voi perché si può imparare tantissimo da disegni che hanno fatto i bambini e loro ci hanno raccontato la guerra che l'hanno proprio vissuta sulla loro pelle. E poi per concludere io vi volevo consigliare anche questo libro per un futuro senza eserciti, che avevo letto qualche tempo fa ed è praticamente una riflessione sulla guerra e sul militarismo. Sono argomenti abbastanza tosti, ma se vi interessa l'argomento vi viene voglia di leggere questo libro e sull'importanza di essere antimilitaristi questo. Bene, e con questi due libri io vi saluto e ci vediamo ad un nuovo video.